Buongiorno, benvenuti a Tigilia di Espigna. Ci troviamo a Frigento. In questa nuova edizione racconteremo le origini del Santuario del Buon Consiglio. E capo del servizio. Tutto ebbe inizio nel 1920, in via Piano della Croce, grazie a Carmine Capobianco, un povero contadino della contrada Mattine, il quale ritrovò una piccola terracotta raffigurante la Madonna e il Bambino Gesù. In onore all'accaduto, nel 1930, tra la gioia e l'entusiasmo del paese, venne fondato un artistico santuario col suo bel campanile, costituito da decorazioni ornamentali e marmi pregiati. Nell'aprile del 48 fecero il loro primo ingresso una comunità religiosa dei carmelitani, che, per mancanza di impegno verso la costruzione di una casa di formazione per aspiranti missionari, abbandonarono il convento. Dopo una serie di lesioni dovute ai terremoti del 1960 e 80, una nuova comunità di frati minori conventuali entrarono nel santuario e lo ristrutturarono. Nel 1990 vennero denominati Frati Francescani dell'Immacolata. Perché avete scelto di vivere con i Frati Francescani dell'Immacolata? È perché dopo tante esperienze ho incontrato questi istituti e sono stato affascinato dalla loro spiritualità. Come si svolge la giornata in comunità? Si si alza la mattina alle 5, ci si prega in comune, si fanno diverse preghiere, dopo la Santa Messa alle 7, poi il pomeriggio c'è la Messa Vespertina, la Messa Vespertina alle 18, poi Vespri, Santo Rosario e ora Santa Benedizione Eucaristica. Quali sono i valori principali del vostro istituto? Vivere la spiritualità francescana secondo l'origine, con grande devozione alla Madonna, con il voto alla Madonna, un voto speciale. E infine, cosa consiglieresti a noi giovani? Di conoscere bene il Vangelo e anche la figura a noi di San Francesco, che affascina molti giovani, ma soprattutto vivere i sacramenti. Con la vita sacramentale si può conoscere, si può capire se è una vocazione o meno, e poi oppure la vocazione specifica, se quella religiosa oppure quella consacrata, per ingessare la vita sacramentale. Infine, come spiegare tutto ciò che è accaduto al Piano della Croce? La verità è che dietro la storia del santuario c'è l'amore e la bontà della Vergine Madre del Buon Consiglio. È lei che ha voluto il santuario, è lei che ha scelto, guidato, chiamato le persone come i suoi docili strumenti per realizzare le finalità da lei volute. Termina qui l'edizione del Tigilia di Espigna. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo buona giornata.